popolo presente, che protesta quando tutto mente e difende ciò che ha costruito da chi distrugge alzando. Ciao a tutti, amici squarantenati. Allora, niente, oggi dai. Oggi sfondiamo l'argine, ragazzi. Basta raccontarci cazzate. Allora, oggi per la prima volta forse in Italia sono scese un po' di persone in piazza. E siamo scesi anche noi, eravamo a Roma nella discussa manifestazione. Ho letto un po' di articoli tornando a casa e come sempre sono incappato nella solita disgustosa disinformazione del nostro mainstream. Allora, il TGGini che io abbia visto nessuno ne ha parlato, comunque nelle aperture no. C'è stata una manifestazione oggi a Roma, una manifestazione che vi andiamo a raccontare. Allora, intanto, parababà, attenzione, c'eravamo anche noi, video di Giulia Balbi, guardate, questo sono io, mi riconoscete? Benissimo, quindi non è un fake, eravamo lì anche noi a protestare. Vedete, la protesta è assolutamente pacifica. Benissimo, no, per mettere subito in chiaro le cose, che ho letto un po' di cazzatine, sia sui social che sui giornalini. I giornalini, allora, Repubblica Igienica apre con Gilet Arancioni e Casa Pound in piazza Roma contro il governo. Il virus non esiste, no, scusa, come Casa Pound? Vabbè, io ho fatto una manifestazione senza sapere che ero con Casa Pound, perché non c'era nessuno striscione, nessun vessino, non c'era niente di Casa Pound, quindi, però loro lo sanno, e i Gilet Arancioni in realtà sono venuti, ma erano in 6, quindi è un po' ridicola questa affermazione. Poi addirittura c'è un pezzo in cui il Gilet Arancioni e Casa Pound in piazza Roma contro il governo, tensione perché hanno tentato di spingere una camionetta. Vabbè, andiamo avanti. Dopo Repubblica Igienica arriviamo all'Ansa. L'Ansa, il virus è un trucco. Ma io non ho sentito, forse hanno intervistato qualche scalmanato che svarionava che il virus è un trucco, non lo so. Comunque sicuramente è bizzarra questa cosa, perché sono stato 5 ore lì, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ore, non ho sentito parlare di gente che può fare cori, il virus è un trucco, no, non ho sentito niente tutto ciò. Il virus è un trucco. In 200 manifestano in centro Roma. Forse non sai contare, e io ti assicuro che ne saremmo stati più o meno in 500 nel momento in cui ci sto il sit-in, eccetera. Quindi manco sai contare. Ma la cosa interessante è che l'Ansa, che non sa contare, però, la manifestazione organizzata da un gruppo Marcia su Roma nato sui social. Ma no, come? Repubblica Igienica ha detto che l'ha fatto Casa Pound. E qua mi dicono l'Ansa. Manifestazione organizzata da un gruppo Marcia su Roma nato sui social. Allora, allora qualcuno dice delle cose imprecise. Allora, Gilet Arancioni, la stampa igienica, Gilet Arancioni ed estrema destra in piazza senza mascherine. Ragazzi, io continuo ad aver fatto una manifestazione, ma non sapevo che l'avesse organizzata l'estrema destra, sinceramente, anche perché era pieno di ragazzi con i dread, di solito non sono proprio tanto di destra, no? E quelli che si fumano le canne, si sentiva anche un po' di odore di fumo, quelle cose lì, anche quelli di destra, i rasati, cioè, sicuramente c'erano anche quelli, però poi i ragazzi dell'università erano di estrema destra? Ah, e ci avevano, hanno capito che erano, perché era pieno di ragazzi, si sono seduti. Poi le mamme con i figli, anche quelle erano di estrema destra? No, perché ne ho viste tante. Una signora ha fatto proprio quasi un intervento politico a un certo punto, parlando ai poliziotti, richiamando la loro etica con le bambine. Forse era di estrema destra anche lei, però no, mi sembrava. Poi c'erano anche dei vecchietti, una signora in particolare, ricordo, una signora bassissima, piccolissima, avrà avuto un'ottantina d'anni, che si lamentava perché aveva chiesto di accendere un poliziotto, e il poliziotto in modo sdegnoso le aveva detto no, di estrema destra, anche lei era di estrema destra, quindi i gruppi di estrema destra, va bene, lo vengo a sapere da loro che abbiamo fatto una
di estrema destra. Vabbè, Milano invece, la stampa igienica ci dice: qualche centinaio di persone si è radunato stamani davanti al Duomo. Qualche centinaio di persone. Anche qui abbiamo, cioè, guardate, questi sono i giri arancioni, guardate. Anche qui abbiamo una difficoltà a contare, perché, amore mio, qui si tratta di qualche migliaio, forse 2000, potrei dire, non lo so, ci sono vari video, li ho visti prima, non so quantificare esattamente, ma qualche centinaio di persone mi sembra un po' riduttivo. Caro, chi sei tu? Stampa igienica. Allora, la stampa igienica... Però non abbiamo raggiunto ancora il fondo, eh. Il fondo del barile. Ah, infatti il Gazzettino dice: gilet arancioni, migliaia di persone in strada. Scusate, no, perché sono io che le sparo, eh. Sono io che le sparo, scusate. Che mi arrogo dei diritti che non ho di sopraquantificare le persone. Quindi il Gazzettino dice: gira migliaia di persone in strada. Va bene. Tutte le polemiche, no, non si può fare, di tutti i soliti politicanti da quattro soldi e anche i timorati da social. Quindi praticamente, cioè, si smentiscono tra di loro, cioè Gazzettino dice 5.000, l'altro dice 200 e Repubblica Igienica dice quelli destra, Casa Pound, l'altro gli dicono no, non è Casa Pound, Lanza.igienica dice no, ma che è la Casa Pound? Sono stati la marcia su Roma sui social. Ragazzi, prima di sparare ste minchiate, ma almeno mettetevi d'accordo, sennò vi sbugiardate tra di voi. È imbarazzante. Cioè, io mi sentirei in imbarazzo, francamente. Sì, la cosa che mi ha veramente deluso oggi è la totale ingenuità delle persone. Perché io ero presente là. Sono tornato a casa e ho scoperto delle altre verità. Ma come, scusa, io ero presente là, ho visto, ho vissuto 5 ore di quella manifestazione, torno a casa e me la raccontano in un altro modo? Cioè, me la raccontano che è stata, allora, l'unico violenta, allora, tensione, l'unico momento di tensione è stato questo, e vi spiego anche perché. Guardate, vedete, c'è un cordone. Vedete? Questo è stato... Ecco. E poi la gente scappa. Adesso so che magari qualcuno che non è abituato a fare manifestazioni, una cosa che io tra l'altro è la prima manifestazione che faccio, credo, forse da ragazzo. Va bene, è un po' impressionante, sono quelli con i caschi, siamo un roboco, però... questa cosa è nata perché, vabbè, chi non conosce Roma, inoltre che mi metto a fare tutta la spiegazione di come si è svolto quel momento, ma siamo stati, eravamo chiusi davanti, a un certo punto eravamo chiusi di lato, eravamo chiusi dietro e l'unica via di fuga era questa via qua. Quando abbiamo visto arrivare i finanzieri, la cellula dei finanzieri, le persone ovviamente hanno cominciato a correre di là per non farsi chiudere, perché... farsi chiudere da forze dell'ordine, armate, tipo Robocop, c'hanno i parabraccia, tirapugni, scudo, manganello, bla bla, non è tanto bello, quindi bisogna sempre tentare di avere uno spazio per muoversi, ok? Quindi le persone, quando hanno visto questa situazione qua, chiaramente sono corse per avere una via di fuga, per non essere appunto chiusi, e hanno oltrepassato questo cordone che si stava formando. Tutto qua, questa è la grandissima tensione che c'è stata oggi nella manifestazione. Allora, in quel caso lì, giustamente, le persone hanno sfondato questi qua che stavano tentando di mettersi in riga per chiudersi. Questo è stato l'unico momento di tensione reale che c'è stata durante questa manifestazione. Per il resto, la polizia ha disperso più volte i manifestanti, solo che alla fine, abuso di potere, li ha chiusi. Di nuovo, alla fine di Corso Vittorio, solite cose, e li hanno chiusi come era già successo, ed è una cosa che non si fa, lo so perché ho anche delle conoscenze, me l'hanno spiegato, che l'importante è disperdere i manifestanti, non chiuderli. Ok, va bene, quindi hanno, perché io ho visto una stradina, mi sono infilato a sinistra e ho avuto la fortuna di non finire in questa manovra un po'
non corretta, diciamo, soprattutto per una manifestazione che non era assolutamente violenta, anche perché ho 60 kg, se fosse una manifestazione violenta morirei probabilmente. Allora, e a parte questo, sono rimasto molto deluso da un sacco di commenti sui social, soprattutto perché il mainstream capisco, i giornali li capisco, ma il popolo, cioè il popolo che vado a dire no, ma questi qua si assembrano, sono pazzi. Cioè, oggi ci sono stati nel Lazio 6 nuovi contagi. 6. Io credo che ci saranno più casi di morbillo oggi nel Lazio che di Covid. Ormai il Covid in alcune zone d'Italia è scomparso. Quindi continuare ancora a cadere nel tranello del terrorismo mediatico, del Covid, della movida, di questo, che non si può fare quello, tenere la mascherina. Allora, cioè, andate a criticare 500 persone a Roma. Diciamo che oggi il popolo italiano ha cominciato a muoversi. Ecco, ha fatto un passo. E tu appena il popolo fa un passo dici no, non farlo. Non farlo perché poi non va bene, perché poi c'è il Covid, perché poi discorsi, ho letto delle cose, no, quelli sono i fasci, no, quelli sono di sinistra, quelli sono di destra. Ma chi se ne frega? Ma lì c'era di tutto, ma di cosa stiamo parlando? Ma basta con questa divisione ridicola. Guardate qua. Leu, cosa, cioè, Leu sarebbe la sinistra, uno dei partiti di sinistra italiana. Leu, una campagna lanciata dall'estrema destra e alimentata con le fake news. Allora, mi sembra una strategia delle tensioni in salsa populista con personaggi inquietanti come il generale Pappalardo, inquietantissimo Pappalardo. In piena emergenza abbiamo subito un'ondata di fake news mai vista prima. Si tratta di aziende, spesso con sede in Russia, che creano notizie false per alimentare l'odio. Leu sarebbe la sinistra italiana, signori. Leu, allora, Leu ha preso il 3,4. Allora, il Movimento 5 Stelle ha preso il 32,7. Il partito Zammacratico ha preso il 18,7. Salvinone ha preso il 17,4. Berlusca ha preso il 14. La nana nevrotica ha preso il 4,3. Leu ha preso il 3,4. Leu che oggi si è dichiarata contro il popolo, praticamente. La sinistra contro il popolo. È un nuovo partito. Più Europa della Bonino che ha cambiato, cioè la Bonino ha cambiato tutti i punti di vista politici immaginabili, creabili anche da romanzieri di fantascienza. Adesso improvvisamente la Bonino è europeista e si è dimenticata, ha sbattuto la testa, si è dimenticata di essere un ex radicale, si è dimenticata tutto, o l'ha sostituita con la sorella. Va bene, potere al popolo 1 e 1, cioè questi sono quelli che noi votiamo. Questi sono i partiti che noi votiamo. Potere al popolo, cioè che è praticamente l'impotenza. La Bonino, che è la psicopatia politica. Leu, che è contro il popolo, l'abbiamo visto oggi. La nana nevrotica che cambia posizione ogni 4-5 secondi, anche lei è tipo schizofrenica, evidentemente ce ne sono tante dentro. Poi c'è il Berlusca, ma come non votare il Berlusca? Ma votiamo il Berlusca perché pensiamo sia immortale, quindi noi vogliamo la sua immortalità, vogliamo essere come lui, a sua immagine e somiglianza, immortale. Poi votiamo il PD. La sinistra con la Goldman Sachs dietro. Adesso uscirà l'Obama Gate. State pronti, eh? Il PD, abbiamo votato anche il PD, eh? Renzi, tutta quella compagnia bella di lobby, delle banche, che bella. Adesso l'Obama Gate vi arriva, ragazzi, stateci dietro e scoprite tante cose belle al PD. E poi abbiamo i nostri geni di Conte, Di Maio e compagnia bella col 32. Questi sono i partiti che noi abbiamo votato, e secondo me il fatto che nel momento in cui il popolo italiano inizia a muovere dei passi di protesta, ma neanche particolarmente clamorosa, verso la richiesta dei propri diritti, la gente dice: state a casa perché c'è il Covid, e oggi ci sono stati 6 casi di Covid nel Lazio. Complimenti a tutti, ragazzi.
Va bene, andiamo avanti così. E noi le piazze le faremo tutte perché crediamo assolutamente che le persone debbano. Una cosa vi dico, oggi eravamo in 500, ci hanno messo 5 ore a sparpagliarci e non erano ultra della Lazio, della Roma, dell'Atalanta, del Palermo o della Stella Rossa, era gente normale, era gente come me. Guardate, guardatemi, sono 60 kg, sono 62 kg, cioè, no, cioè voglio dire, no. Se scendo io in piazza posso scendere tutti in piazza. C'erano signori, beh, c'erano tutti. Chiaro, poi ci saranno quelli più grossi, quelli che magari piace fare anche a botte, vabbè, si sa, queste cose si sanno, insomma. Ci hanno messo 5 ore. Se fossimo stati, non so, in 15.000, forse arrivavamo a Montecitorio a protestare perché ci hanno fermato. Volevamo fare il sit-in davanti a Montecitorio, ci hanno fermato per quello. Poi forse arrivavamo in 15.000, secondo voi? In 500, 5 ore, 15.000, 10.000, 20.000, basta poco, eh. Sveglia, sveglia, signore. Hanno un popolo presente che protesta quando tutto mente e difende ciò che ha costruito da chi distrugge alzando un dito. Non sopporto stereotipi, mi vanno strette le etichette e le false.